nel match infrasettimanale pre-pasquale della 29esima giornata. Non sorride al Pineto che perde per 3-0 sul campo del Matese. Dopo un primo tempo equilibrato a reti bianche, nella ripresa la doppietta di Galesio e Tribelli portano l'intera posta alla compagine campana. Calcio d'inizio per gli ospiti dopo la classica fase di studio con tentativi di ambedue le compagini di trovare il varco giusto. Ci prova il Pineto al 20esimo. Azione insistita a Minicleri per scabbar la Fante, ma l'ex Giulianova cicca la conclusione da posizione ghiotta. I Lupi rispondono alla mezz'ora con il Napoletano. Mercorelli blocca. Nella ripresa la partita conosce subito il primo crocevia. Tribelli pesca Galesio che incorna bene il pallone e trafigge l'estremo difensore ospite. Il vantaggio dà coraggio ai campani. Tribella si destreggia in area, miracolo di Mercorelli, e traversa. Sul tap-in Galesio sciupa tutto. Il numero 9 però ha modo di rifarsi poco dopo. Tribelli crossa di Giacomo, tocca col braccio e a giudizio di Falleni di Livorno è calcio di rigore. Dagli 11 metri ancora Galesio non ha problemi a raddoppiare per i verde oro. Mister Amaro prova a cambiare qualcosa inserendo Pezzotti e Romano per Di Giacomo e Caprioli. Mossa interessante con i due subito protagonisti. L'ex Recanatese pesca proprio Romano che si gira nel cuore dell'area avversaria ma non c'entra il bersaglio grosso. I ragazzi del presidente Rega scendono il tris che mette in ghiaccio la contesa. Tribelli su rimessa laterale sguscia in area e fredda un incolpevole Mercorelli. L'11 di Amaro non ci sta. Romano per ben due volte ha una ghiotta chance per accorciare le distanze, ma l'ex sanremese non è proprio fortunato. Ancora il Pineto vuole il gol della bandiera ma Minella non è preciso. I verdeoro nel finale potrebbero anche siglare il poker. Prima Ricamato colpisce il legno in un'azione convulsa e successivamente Calemme rapace sgraffigna la sfera, ma tu per tu con Mercorelli spedisce sul fondo. Non succede più nulla, il Matese conquista 3 punti di platino in ottica salvezza. Stop da far riflettere per il Pineto. Un tempo equilibrato senza occasione da gol. Il gol di apertura di Galesi un po' ha spaccato la partita e abbiamo un po' perso l'equilibrio in campo e poi la Matese ha preso il sopravvento e ha vinto in modo meritato, anche perché noi abbiamo avuto difficoltà ad avere equilibrio in campo e diverse problematiche sapevamo, però non è una giustificazione. Sicuramente la Matese si è dimostrata in quel frangente più squadra di noi, è stata abile a sfruttare le occasioni create, si è trovata sul 2-0 in quel momento la gara era praticamente chiusa. Sì, oggi era importante portare a casa 3 punti. A fine gara abbiamo visto di nuovo i risultati, impressionante quello che sta succedendo in questo girone. Non c'è una partita scontata. La sest'ultima è a 38 punti, in altri anni a 38-39 punti sono usciti fuori dai play-out. Quindi per noi aver messo in classifica 3 punti, facendo anche, soprattutto al secondo tempo, una buonissima prestazione, è una grande iniezione di fiducia, di morale, per il morale dei ragazzi e soprattutto sono 3 punti importantissimi per la classifica.